È stato inaugurato quest'anno lo Studios a Milano. Ci parli dell'importanza di questo progetto? È stato inaugurato l'IBM Studios quest'anno a Milano, 6 mesi fa, a giugno, con un grandissimo evento. Beh, parliamo di un progetto che per noi è fondamentale, in quanto naturalmente in questo posto fisico, porteremo tutte le competenze insieme alle tecnologie per portare cosa? Le competenze digitali dell'artificial intelligence, della blockchain, della security, del cloud a disposizione dei clienti italiani. Devo dire che da questo punto di vista IBM Italia ha una lunghissima tradizione nel portare investimenti in Italia. Quello dell'IBM Studios è solamente l'ultimo di una lunghissima serie e naturalmente siamo orgogliosi di essere presenti da 92 anni in Italia e naturalmente guardiamo ai prossimi 8 anni per poi celebrare il 100° anno nel 2027. E che ruolo gioca l'affiliata italiana nel panorama global? Ma gioca un ruolo fondamentale. Da noi vengono testate sempre le nuove tecnologie, vengono testate sempre, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese, se pensiamo a 30 anni fa quando è nato la S400, e oggi di nuovo giochiamo un ruolo fondamentale all'interno del campo europeo, all'interno del campo mondiale, soprattutto quando parliamo di nuove tecnologie, quelle che ho detto prima, l'intelligenza artificiale, la blockchain e il cloud. E obiettivi per il 2020? Gli obiettivi del 2020 sono sempre più sfidanti, sono obiettivi naturalmente di crescita, vediamo un mercato italiano sempre più improntato verso queste nuove tecnologie e noi come IBM naturalmente vogliamo giocare un ruolo fondamentale nella crescita del nostro paese.